Ieri sera, mentre pioveva a dirotto, mi ha telefonato la ragazza che abita lì sotto e che vive in quella casa con due genitori anziani e con dei problemi seri e un bambino piccolo, perché il marito non c'era. Terrorizzata perché sentiva cadere i sassi e anch'io al telefono ho sentito il rumore dei sassi che cadevano. Allora ha chiamato i pompieri, sono arrivati in forza, ce ne sono stati, non lo so, una dozzina. Hanno subito imposto l'evacuazione a quella famiglia e a una signora che abita in quella casa là, poi sono venuti da noi, hanno guardato, hanno visto che c'era franato qualcosa lì, qualcosa da qualche altra parte, ma ieri la strada era praticamente un fiume.